Anche la Glenn Miller Band di Bedonia ha festeggiato la patrona, Santa Cecilia. Tavola preceduta da un momento di doverosa riflessione religiosa, saggi degli allievi, virtuosismi di veterani e alla fine un piacevole divertimento danzante. Con una serata in amicizia ed allegria, il corpo bandistico Glenn Miller di Bedonia ha celebrato la ricorrenza della patrona Santa Cecilia, un'occasione soprattutto per fare un bilancio dell'attività svolta nell'anno che sta per concludersi. Un anno che mi sento di definire strepitoso per il corpo bandistico Glenn Miller, caratterizzato da tre eventi straordinari e da tutti gli altri che sono però, per così dire, diventati una consuetudine nella programmazione annuale, che meritano comunque di essere citati, dalle sfilate per il carnevale ai concerti estivi. Tra l'altro ricordo con piacere quello a Castel San Giovanni, invitati da Don Lino Ferrari, e i vari servizi civili, quelli religiosi, tra i quali quello per la visita pastorale del nostro vescovo, che abbiamo avuto anche il piacere di ricevere presso la nostra sede, e fino ad arrivare al concerto di Natale, che ricordo quest'anno si terrà a Bedonia sabato 21 dicembre verso le 21. E i tre eventi straordinari sono stati la Dunata Nazionale degli Alpini a Piacenza, dove la Glenn Miller ha sfilato e suonato per tutti gli alpini delle sezioni della provincia di Parma. Poi è arrivata la convenzione con il Conservatorio di Parma, una bella opportunità per i nostri musicisti che volessero intraprendere la strada del conservatorio di accedervi a condizioni favorevoli. E poi l'ultimo straordinario evento è stata la partecipazione alla parata e alle celebrazioni per il Columbus Day a New York, che ha lasciato ricordi indimenticabili. Soprattutto quest'ultimo evento ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, ampiamente ripagato però dal risultato ottenuto. Noi partecipanti siamo tornati veramente carichi di entusiasmo per quello che abbiamo visto innanzitutto e per l'accoglienza calda e veramente umana che ci è stata fatta dai locali rappresentanti delle associazioni italoamericane. La trasferta, che è durata 6 giorni, ha visto la formazione musicale impegnata a suonare la domenica mattina nella cerimonia di deposizione di una corona di fiori presso il Columbus Circle. In seguito sono stati ospitati dalle varie associazioni di italoamericani per un pranzo durante il quale ci è stato dimostrato veramente un grande calore e un grande affetto. La giornata di lunedì invece ha visto la partecipazione della formazione musicale alla famosissima parata del Columbus Day. Questa famosa parata si tiene sulla Quinta Avenue e ha permesso a noi tutti di ammirare la città di New York da un punto di vista decisamente particolare, in quanto abbiamo sfilato tutti quanti sulla Quinta Avenue per l'occasione, chiusa al traffico, e quindi in una situazione che ci permetteva di ammirare al meglio la parte migliore di Manhattan. Un bilancio dunque positivo, conseguito anche grazie alla collaborazione di diversi soggetti. Un ringraziamento al nostro sindaco, all'amministrazione comunale e a tutte le persone che hanno contribuito per il raggiungimento di questi risultati e che sono certo continueranno a farlo, perché l'avventura continua.
Il prossimo 21 dicembre alle 17.30 presso la sede della Biblioteca Manara di Borgo Taro, Giacomo Bernardi e Luciano Allegri presenteranno il libro di racconti di Romano Costa, Importante è il Magnete. Luoghi, ambienti, gente dell'Alta Valtaro, tra Ostia Parmense e Santa Maria, da sempre in ascolto della musica e del fiume, attori della storia che diviene cancella immagini e ricordi, diventano personaggi di una narrazione che li affida alla bellezza immobile della scrittura. Ovviamente anche in questo caso tutti i cittadini sono invitati a partecipare. E adesso torniamo a Bedogna, dove lo scorso fine settimana è andato in scena lo spettacolo Cirano, scritto e interpretato dalla Compagnia della Pieve. È uno di quelli che con verbo appassionato, sabbia punzecchiante, in nome della libertà individuale amano deridere potenti e prepotenze. Ah, hai detto Civano, me la pagherai! Siamo alla fine dello spettacolo, che pensiamo sia andato bene, la gente si è divertita, il nostro Cirano è così morto ma risorto, speriamo che possa ancora vivere e fare altri spettacoli. E noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato una mano, in particolare il comune, tutte le realtà che ci hanno sostenuto, negozi e realtà che ci hanno dato una mano per questa rappresentazione, e ringraziamo soprattutto chi si nasconde, il nostro direttore artistico Mauro Mozzani, che è stata un po' l'anima di questo spettacolo, e speriamo di poterlo fare di nuovo, perché per il lavoro che abbiamo messo e lo sforzo per farlo, una sola prova non basta. Ci auguriamo anche presto di poter fare anche un nuovo spettacolo, quindi la compagnia cresce e va avanti. È finita, ma può essere una, non la fine ma un inizio, perché lo spettacolo ha avuto veramente un buonissimo riscontro con il pubblico. Non era facile trattare il tema del Cyrano, affrontare il Cyrano, che è un testo impegnativo, è stato trasformato in uno spettacolo invece molto leggero, poetico, divertente, con grande maestria da parte dei ragazzi, per cui devo dire che sono molto contento del risultato. Appuntamenti in cartellone anche a Bardi per il periodo natalizio. Si comincia domani, giovedì 12 dicembre, con la presa d'avvio dei laboratori in biblioteca, tutti in qualche modo legati al periodo natalizio. Poi mercoledì 18 dicembre al Teatro Maria Luigia alle ore 20.30 ci sarà lo spettacolo della Music School dei ragazzi del maestro Paolo Bertoli, con l'esibizione del coro dei ragazzi della scuola media di Bardi, diretto dal maestro Irene D'Angelo. Poi domenica 22 nella chiesa parrocchiale al pomeriggio ci sarà il presepe vivente, e martedì 24 dicembre arriverà Babbo Natale. Il meteo di domani, giovedì 12 dicembre, condizioni di cielo sereno sulle aree collinari e montane, nebbie estese persistenti in pianura, le temperature minime stabili comprese tra meno 3 e 1 grado, gelate notturne previste ancora, e le massime sono in praticamente stabili come ieri, i valori che si attestano tra i 6 e gli 11 gradi, i venti saranno assenti o deboli. I programmi della serata: alle 20.45 Dottor TV, alle 21.15 Mille Voci e poi a seguire il nostro TG. Come sempre un grazie per averci seguito, per essere rimasti con noi. L'informazione torna domani 19.35. Buon proseguimento.